sindaco sta. Cioè non è possibile che ne rami, che lo fai, che lo fai. Allora vogliamo cominciare? Ci vogliamo andare sulla cosa? Se volete noi cominciamo, eh? Ce ne vogliamo andare sotto il portico casa pioggia? No, per la pioggia, mica per... Sindaco? Sindaco? Citerio, il capoluogo, siamo in diretta Facebook. C'è un piccolo inghippo stamattina, che sta succedendo? No, c'è una persona che io non conosco che reclama dei diritti in ordine a questo cantiere, ma ci sono dei pronunciamenti in sede amministrativa che parlano del difetto di competenza e il provveditorato legittimamente sta consegnando quest'area. Naturalmente non spetta a me stabilire se le procedure sono state corrette, ma non ho dubbi rispetto alla preparazione e professionalità di questo provveditorato nell'aver fatto tutte le cose in regola. Quindi la consegna va avanti? Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Abbiamo saputo della situazione in questo momento, quindi non sapevamo nulla. Io posso con queste mani dire il provveditore, ma sta venendo con la RAI, aspettiamo il provveditore con la RAI. Con un fischio oppure con a voce? Devo fare un fischietto, andare a fare Grazie.
Possiamo cominciare allora? Grazie, scusate il ritardo, ma recupereremo perché abbiamo anche un altro incontro con voi. Conoscete benissimo il procuratore interregionale delle opere pubbliche, l'ingegner Rapisarda, il sindaco Biondi, il vice sindaco Liris, il responsabile del procedimento per il recupero dell'edificio della ex scuola di Amicis, l'ingegner Di Maio. Signor sindaco. Sì, buongiorno a tutti. La di Amicis è un po' un simbolo in positivo e in negativo della ricostruzione pubblica della città dell'Aquila. In positivo perché è stato un po' un simbolo preso anche dalle amiche per l'Aquila, dalle cantanti, perché era una scuola elementare, perché era la scuola elementare del centro storico dell'Aquila e perché è stato anche un edificio su cui si è aperto un dibattito, ricostruzione sì, ricostruzione no, che è stato uno dei pochi momenti in cui ci si è confrontati in maniera ampia sulla riqualificazione puntuale di alcuni pezzi di città. In negativo perché in realtà questo cantiere dovrebbe già essere concluso e questo edificio dovrebbe già essere fruibile, però c'è stata una vicissitudine giudiziaria lunghissima, durata 5 anni, nei cui esiti naturalmente non entro perché esulano dalle mie competenze e dalle mie conoscenze. Così come tutta la ricostruzione dell'Aquila sconta i problemi che voi ben conoscete. L'ultima volta questa mattina ho sollecitato il Formez all'invio del personale di 16 persone a tempo determinato, frutto di una rimodulazione della convenzione con Abruzzo Engineering che ha generato delle economie che utilizzeremo proprio per questo personale. Insomma, la task force di cui spesso si è parlato e le cui richieste risalgono ormai a 4-5 mesi fa. Quindi le difficoltà sono molte nella ricostruzione pubblica. Però noi contiamo con il supporto del provveditorato con cui abbiamo stipulato anche un accordo, abbiamo sottoscritto un protocollo con loro e con l'ANAC per l'utilizzo delle procedure speditive nella ricostruzione dell'edilizia scolastica che abbiamo ottenuto grazie a una battaglia che abbiamo fatto in sede parlamentare e il primo esperimento sarà fatto sulla scuola unica Sant'Elia Gignano Torretta di cui abbiamo approvato in giunta il documento preliminare alla progettazione. Insomma, contiamo di, grazie anche a questo personale, di dare una accelerata alla ricostruzione pubblica. Naturalmente noi continuiamo a reclamare la debolezza strutturale che i nostri enti hanno, tutta la filiera dedicata alla ricostruzione pubblica, dal comune alla provincia, dal genio civile al provveditorato, dalla sovrintendenza al segretariato, non c'è un ente che sia stato messo in condizioni ottimali per gestire il cantiere più grande d'Europa della ricostruzione pubblica. Detto questo, comunque diamo vita a grandi sforzi e per questo ringrazio il personale di tutti questi enti perché sta condividendo l'obiettivo di accompagnare alla ricostruzione privata anche quella pubblica e devo dire che insomma dei risultati e dei segnali arrivano in maniera incisiva. Se vuole aggiungere telegraficamente qualcosa? Telegraficamente semplicemente il ringraziamento al provveditore, al RUP per la collaborazione quotidiana che abbiamo su tanti cantieri, questo in particolar modo per il voler aver condiviso con noi tanti passaggi anche a livello tecnico e di aver quindi consentito all'amministrazione comunale anche di aver manifestato nel corso del tempo, nel corso di questi mesi, anche dei cambi nel progetto delle piccole variazioni che possono essere migliorative rispetto al progetto originario e che sicuramente danno un segno della nostra amministrazione, della volontà della nostra amministrazione anche di adattare meglio questa opera al contesto cittadino che stiamo ricostruendo. Grazie vice sindaco. Provveditore, prego. Sì, buongiorno a tutti. L'intervento che voi vedete diciamo sull'immobile che sta alle mie spalle in buona sostanza riprenderà dal punto in cui era stato interrotto oltre 5 anni fa dall'azione della giustizia amministrativa per l'appunto. Percorso che si conclude questo giudiziario
perlomeno in questa fase, nella fase appunto del contenzioso prettamente amministrativo che si conclude e che quindi dà possibilità all'amministrazione procedente di avviare la consegna delle aree e quindi successivamente la consegna dei lavori. Provveditore, qui però c'è un rappresentante della ditta esclusa che ritiene che questo è un atto illegittimo di essere ancora proprietario del cantiere in sostanza. Sì, il cantiere, diciamo, se vogliamo entrare in qualche dettaglio in più, gli era stato richiesto all'impresa che appunto è qui a esprimere pubblicamente le sue doglianze. Noi capiamo la sua posizione, ma noi dobbiamo purtroppo procedere sulla base degli atti amministrativi in nostro possesso. A tutt'oggi la giustizia amministrativa ha concluso il suo escursus, cioè alla fine di questi 5 anni si è dichiarata incompetente sull'argomento, per cui chi ha doglianze da fare sul tema potrà per l'appunto rivolgersi alla giustizia civile a questo punto. Noi dobbiamo comunque riprendere il procedimento laddove era stato interrotto 5 anni fa. Quindi c'è lo spauracchio che il ricorso possa presentarsi in una nuova sede e quindi allungare di nuovo i tempi? Tutti possono oggi andare in tribunale, fare una denuncia, cioè non è vietato questo dall'ordinamento giuridico. Noi dobbiamo agire sulla base delle leggi che l'ordinamento giuridico stesso prevede. Quindi il cantiere potrà andare avanti, questa nelle è la domanda? Nelle more il cantiere potrà andare avanti. Intanto è ovvio che dovrà tornare in possesso questo cantiere dalla pubblica amministrazione. Era già stato chiesto all'operatore economico che sta qui in piazza e a tutt'oggi non ce l'ha ridato, per cui dovremmo a nostra volta ricorrere alla giustizia stessa per farci ridare le chiavi. Che cosa diventerà questa scuola? Ecco, su questo c'è un'interlocuzione, un tavolo tecnico qui con il sindaco e con l'amministrazione giudiziaria, perché ci sono altre intenzioni nel merito. Non sarà una scuola dunque? Non sarà una scuola dunque? Sembra di no. È il comune il proprietario, ve lo possiamo chiarire subito. Questo edificio non ha gli standard richiesti dalla normativa sull'edilizia scolastica, manca il dimensionamento corretto per le scuole, per le aule, per il numero dei ragazzi previsto come numero massimo, manca la palestra e manca la mensa. Però stiamo lavorando con l'ufficio ricostruzione beni pubblici per studiare un'alternativa per fare una nuova scuola elementare in centro. Ci sono già delle idee che verranno calate nel piano di assetto dell'edilizia scolastica che stiamo per portare di nuovo in giunta. Quindi cosa potrà ospitare? Potrà ospitare uffici, potrà essere una galleria. Avevo chiesto al provveditorato, però in sede di, magari se ci sarà la variante, di fare un'apertura fra piazza San Bernardino e piazza del Teatro, perché l'interno, il cortile sarà coperto, quindi potrebbe diventare una galleria illuminata, frequentabile, aperta anche di notte, con degli spazi espositivi, caffè letterari, ma anche ci sarà la possibilità di mettere un URP del comune. Adesso ci stiamo ragionando, intanto facciamo partire i lavori, poi, che è la cosa più importante. 2 anni lavori, quanto ci vorrà? Sì, diciamo che è anche funzione di questa variazione della destinazione d'uso, un pochettino vedere adesso, ma comunque più o meno i tempi saranno quelli. L'importo, ci ricorda l'importo? Sono circa 9 milioni di euro. Abbiamo ricostruito la storia dal punto di vista amministrativo, però c'è un doppio lucchetto, uno della ditta precedente, uno dell'altra, e adesso. Come ritenete anche proprio materialmente di riaprire il cantiere? Sì, appunto come dicevo prima, si ricorda, dovremmo anche noi ricorrere tramite l'avvocatura dello Stato e alla giustizia civile. Quindi no? Basta con un percorso civile? Naturalmente non è previsto che si venga qui con le cesoie. Questo non rischia di saltare comunque i tempi? Certo, questo c'è, ma d'altronde questo è l'ordinamento civile e noi dobbiamo rispettare, soprattutto noi che siamo pubblica amministrazione. Grazie a voi. Ringraziamo anche il ingegner Di Maio, ci trasferiamo a Palazzo Pittioni. Il provveditore, posso fare un buon minuto? Allora, almeno la cosa che facciamo con... Ah, il mattone, sì. Illustre colleghe e colleghi, un attimo, c'è la musica.